Certe cose non hanno soluzione. Certe altre sì, invece. Salve! Non è importante che mi seguiate, non sto facendo niente di interessante. Oh, vabbè, se proprio volete. Renato! Tra Otello e Iago c'è una tensione sessuale pazzesca. Comunque, però, comincia a E non rompere. Scusate il ritardo. Ciao, Ciao, Ivano! Marghebella. Renato mi ha detto di tua madre. Ah, già, ognuno le sue croci. Scusate, qualcuno potrebbe considerarmi. Hai portato la pistola? Ovvio. Oh, perfetto. Mancano solo le mitragliatrici e l'eroina. E gli altri, puntuali come al solito sul fuso orario di Tokyo. L'eroina la porto io? Ma a che cosa ci servono le mitragliatrici e l'eroina, scusa? La replica. Marghè, il Gay Pride di Villa Franca ci sta dando una grande opportunità. A noi, che siamo solo una compagnia teatrale amatoriale, per di più alle prime armi. Di essere parte della settimana eventi e intrattenimento e la data è alle porte, mancano 2 mesi, non abbiamo il tempo di ripreparare tutto uno spettacolo. Sì, ma non possiamo rifare quello dell'anno scorso. Io mi rifiuto, eh. Vabbè. Ma perché? Guarda che ha vinto dei premi. Renato, si chiama Charlie, non tutti i trans vanno in paradiso. Ed è la storia di un trans vietnamita che muore durante la guerra e deve tornare in vita per salvare il soldato americano di cui è innamorato. Bellissimo, l'hanno Beh. detto tutti gli spettatori. Sì. Davvero, tutti e tre? Ma poi non capisco di che ti lamenti. Tu facevi un personaggio bellissimo. La grande madre America, l'allucinazione del soldato che tornava a vederlo quando era strafatto. Dai, Beh. vado ancora dallo psicologo per quella tutina a stelle e strisce che mi hai fatto mettere. Renato, sono 5 anni che ti seguo nelle tue pazzie. Abbiamo fatto l'Amleto gay. Essere o non essere omosessuale. Sì, Jack lo squartatore gay in cui io facevo la vecchia pazza che andava ad uccidere i gay che si prostituivano perché aveva trovato suo padre a letto con un uomo. Capolavoro, l'hanno fatto solo due Bellissimo. compagnie nel Sì, ma ci mondo. sarà un motivo, tutte queste cose tetre, queste cose cupe. Facciamo qualcosa di un pochino più divertente, qualcosa di un pochino più arioso. Qualcosa che io posso dire a mia madre di venire a vedere senza la paura di essere internata e di veder buttata la chiave. Esagerato. Ma come faccio a lavorare con te che mi tarpi le Io ti tarpo qualche altra cosa se mia nonna muore senza avermi mai visto ali? Ora. recitare. Oh, la famiglia. Mi prendi sul mio punto debole. Mio padre non è mai venuto a vedermi. Renato, tuo padre è venuto anche l'anno scorso e ti ha anche portato i fiori. Oh, e va bene. Ma che devo fare io se ho una famiglia di larghe vedute mentre tu vivi nella famiglia Adams? Devi avere delle larghe vedute anche tu, però, perché devi capire che esistono anche gli etero, anche loro hanno diritto a essere A rappresentati. teatro non credo proprio. Dai, facciamo 4 matrimoni e un funerale. No! Non voglio morire, mi fa impressione. Ma è per finta! In and out? La roba dell'outing, i dubbi esistenziali, roba A vecchia. qualcuno piace caldo? Ho capito cosa intendi. Vedrò di venirti incontro. Ma sia chiaro, decido io. Non vorrei trovarmi a fare uno spettacolo di Liliana Agosti. Lascia fuori Liliana da questa situazione, ok? Mi dicono che mi dovrà passare, che non dovrei, vorrei soltanto rimanere nel vortice di Oh. Buongiorno. Non ho sentito la sveglia. Forse perché non c'era. Il mercoledì è il mio giorno preferito della settimana perché Betta e Patrizia hanno lezione e io invece no. E questo significa solo una cosa. Ah, pace. Cioè, non fraintendetemi, io adoro i miei coinquilini. Solo che li adoro di più quando non stanno urlando su Skype con quello scoppiato di Lecce. Così io posso stare tutto il giorno in fanciolle. E anche se devo studiare, almeno la colazione la faccio con una persona che adoro. Ah sì, e questo è un pigiamino. I Montecchi,
che si imbucano a questa festa ciospa in cui sono tutti drogati. Dai su, non ditemi che non è così. A partire da Mercuzio, Mercuzio, che all'inizio arriva, che quelli sono lì al barretto a farsi una drea in scioltezza e lui tira un pippone muffico sulla regina Mab di un'ora e mezza. Cioè, era fatto come un cavallo. Aveva dentro di sé più cocaina che nei bagni di Milano Collezioni. Si vede, palese. Su per le narici aveva la regina Mab e tutto il sogno di una notte di mezza estate. Liliana Agosti, la donna che ha rivoluzionato il teatro italiano. Ci ha aggiunto una punta di post-femminismo e ha fatto il primo one man show tutto al femminile. Praticamente un one woman show. Io la adoro. Cioè, il teatro di Renato sarà anche d'élite, ma io mi sono stufata che ci sia più gente sul palco che sotto. Io ora che ho finito il comizio mi metterò a studiare. E non posso distrarmi, perché io ho gli esami. Cos'è questo, dite? Avevo detto che non potevo distrarmi, però visto che mi state letteralmente implorando, ve lo dirò. Su questo muro ci sono tutte le cose più importanti della mia vita. I miei amici lo chiamano il muro del piantala. E a ognuna di queste cose è legata una storia. Prendiamo questo, per esempio. Il biglietto da visita di una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ha una storia lunghissima, che inizia il mio primo anno di università. Mi ero fatta un filo prendere dall'ansia e avevo qualche piccolo problema di insonnia. E questo mi causava qualche piccolo problema di concentrazione. Marghe? Chi? Derivato di 3? Matematica, eh? Sì. L'ho dato anch'io quell'esame, però quel libro non è così comodo. Dovresti dormire su analisi. Hai ragione, così spesso è morbido. Senti, stavo scaricando degli episodi di Dexter. Sì. Lo sai che sei l'unica persona al mondo che scarica roba nel tentativo di scaricare i porno? A casa non avevo la DSL, sicché non sono abituato. E dove vivevi, nel Giurassico? All'angolo col Medioevo. Comunque, ho scaricato questo. E Betta mi ha detto che ti potrebbe interessare, sicché non l'ho cancellato. Se è un porno soft, vi denuncio, eh? Non c'è di che. C'è niente che mi piaccia come il teatro. Il sipario rosso, la gente, quel profumo particolare di legno. È la cosa che mi piace di più al mondo. Lo so, me l'hanno detto. Sono un'attrice da strapazzo. Sono una comica, un saltimbanco. Non faccio onore ai miei grandi studi di accademia. I miei professori fanno finta di non conoscermi. Sono l'unica VIP che saluta dal tappeto rosso e viene placcata dai suoi stessi bodyguard. Giulietta. Anche a me sarebbe piaciuto fare Giulietta come ogni attrice tragica che si rispetti. Ma ho capito subito che non faceva per me. Perché ha questa scena meravigliosa di lei, 14 anni, sul balcone che dice: «Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?» Io mi chiedevo: «Ma che cazzo di domande ti fai?» Ma io quando avevo 14 anni e mi piaceva qualcuno, non mi chiedevo: «Perché sei tu Romeo?» Ma dove? Dove sei tu, Romeo? Perché non vieni mai nei posti che frequento anch'io? Tutto il pomeriggio, 3 ore in piazzetta e non ti sei fatto vedere nemmeno in fotografia. Perché, Romeo? Perché stai con quella ciospa di Rosalina della seconda B e non mi caghi nemmeno di striscio? Perché, Romeo? Perché sei così coglione? Marghe? Marghe? Ma... stai ancora guardando quello spettacolo? No, questo è quello nuovo. Mi spacciano per eroina. L'ho comprato su Amazon insieme a quelli vecchi. Ma perché? Quanti ne ha fatti? Ma 6 o 7. Per ora io ho solo questo, Verona Beach, Se non mi separo mi sparo e Povere ma sceme. Oh, dovrebbero farla valere come medicina. Io mi sono curata l'insonnia con questa bella signora.
Guarda, sarà contenta questa Liliana Agosti, cioè proprio la massima aspirazione di un comico è curare l'insonnia. Vabbè, ma non è perché è noiosa, è perché quando io ascolto le sue battute stacco completamente, capito? Cioè, Catarsi, no? È il primo intento del teatro. Sì, sì, guarda, se lo dici te. Comunque, senti, ero venuta per dirti, io e Patrizio quest'estate andiamo in Sardegna, vieni con noi? Non posso, mio padre vuole rinnovare la pasticceria perché non sta andando molto bene e ho promesso di dargli una mano. Ok, peccato. Ma no, papà, non puoi paragonarmi Valeria Malini con Liliana Agosti, è come paragonare Scini Panettoni a Via col Vento. T'ho solo detto che hanno girato un film insieme. Sì, ma Liliana è un genio, lei è copione, si descrive da sola, lei è una donna coi controcazzi. Ma vorrà dire che Liliana Agosti è meglio del papa. Ecco, questa è la musica che le mie orecchie vogliono sentire. Ora mi vuoi dare un parere su questa piantina, per favore? È al contrario. Non è vero. Però sarebbe stata una gag gustosa. Te passi troppo tempo con Liliana Agosti. Questi sono i momenti in cui sono orgogliosa di te. L'unica persona che avrei voluto veramente ringraziare per la mia laurea era lei, Liliana. E in fondo lei e la mia laurea erano in qualche modo collegate. L'unica data pisana del suo spettacolo, lo stivale ai piedi, era proprio quella sera. Ero così emozionata. Non potevo pensare che le due cose non fossero collegate. Signora Agosti. Ciao cara, tu sei? Margherita Bernardi. E ci tenevo a dirle una cosa. Lei è il mio mito. Lei con la sua allegria ha sedato la mia ansia e io non la ringrazierò mai abbastanza per quello che fa per me e per tanti altri come me. Sei carina, sai. Vuoi venire a recitare il mio prossimo spettacolo? Beh, magari sperare in quello era un pochino esagerato, però volevo almeno ringraziarla. E visto che i biglietti erano finiti praticamente in un'ora mentre io ero a preparare la tesi dal prof, speravo che qualcuno ci avesse almeno pensato a regalarmeli. Gente, ma state marcendo lì dentro per un motivo? Dovevamo prendere i cappotti e salutare i tuoi amici. A proposito, c'è il figlio di Rossana qui a Pisa, perché non chiami lui? Perché è un idiota. Beh, la tua compagnia non è certo raccomandabile. Comunque io non ci metto bocca, fai come vuoi. Allora, ciao Margaret, è stata una festa fantastica. Comunque Margaret, non ti adagiare sugli allori. In fin dei conti è solo una triennale e se ho ragione, e ho ragione, Sì, è solo una triennale. Non è quella vera di laurea. È quella farlocca, quella carlona, quella prova c'è ancora dai. Grazie, è stato un piacere anche per me avervi qui. Naturalmente, Margherita, c'è qui un regalino per te. Grazie. Gliel'ho consegnato io. Sono sicura che ti piacerà. Un abbonamento in palestra? Certo. Mamma, io odio le palestre. Sono psichedeliche, puzzano, sembrano dei bordelli balinesi in Occidente. Sì, vabbè, ma questa cosa la devi superare. E non ti pare che sia arrivato il momento? Se tu continui a ingrassare così, ti venderemo appeso a un macellaio. Fai te. Grazie, mamma. Grazie, Paolo. Non l'hanno fatta nemmeno plastificare. La potevo almeno usare come sottobicchiere. Bene, andiamo, perché sennò faremo veramente troppo tardi. Marghe, poi mi dirai perché sei venuta qui in colonia a fare l'università, Sono andati via. Sì, Mortisi e Gomez sono andati alla morte mobile con metà dei miei nervi. Sei stata bravissima, tesoro. Sei l'orgoglio più grande della mia vita. Grazie, papà. Mi dispiace che la nonna non sia potuta venire. E d'altronde, sai, si muove male ultimamente con quella gamba. Lo so, poi c'era la mamma. Mi dispiace ancora, guarda. Veramente. Ce la vi. Comunque, il regalino te l'abbiamo messo in banca, la nonna. Facci pure quello che vuoi, però Maghi, mi raccomando, studia. Studia. Sai che noi... Siamo poveri e pazzi, io non posso più mantenerti. Lo so, papà, lo so. Mai detto pazzi, Vallo a dire al tuo psichiatra. Vabbè, dai, papà. Tanto ci vediamo domenica, no? Mi raccomando, non fare tardi, perché sennò ti licenzio. Grosse minacce, E quindi poi... Chi è? Non lo sanno che è maleducazione interrompere i flashback. Mamma, ma stiamo scherzando? No, non mi fingo morta. Dicevamo, la laurea. Ancora? No, che palle. Ivano. Pronto?
mi dicono che mi dovrà fare.